Buongiorno, ben trovati, siamo di nuovo in Casa SIAE per raccontarvi di un progetto che è partito l'anno scorso e che ha dato dei risultati che veramente non ci aspettavamo. Io sono qui con Chiara Marchini, che Buongiorno. È la responsabile dei rapporti con il mondo dello spettacolo per Emergency e ci viene a raccontare dei risultati partiti con un crowdfunding veramente particolare l'anno scorso proprio qui da Casa SIAE. E quindi ci racconterà tra poco, prima vedremo un video che ci racconta cosa fa Emergency e perché è così importante che Chiara sia qui oggi a raccontarci cosa abbiamo fatto in quest'anno insieme con SIAE. E faccio partire il video e poi lascio la parola a Chiara. Crediamo che l'abolizione della guerra sia una urgente necessità e questo credo sia il lavoro culturale di Emergency nei prossimi anni. Non ne possiamo più di vedere questi pezzi di umanità sofferenti che vanno a morire per questa malattia stupida e folle. Abituati a vedere solamente in televisione o in certi momenti. Li raccontiamo oggi anche qui in Casa SIAE, che è una casa della musica, siamo a Sanremo e quindi poco fa abbiamo parlato del potere della musica e di quello che può fare la musica. In questo caso cosa ha fatto la musica, Chiara? Raccontaci. In questo caso la musica ha fatto 12.000 interventi con pazienti in Afghanistan. Quest'anno abbiamo un po' tirato le somme di un'esperienza che è nata con la scelta di Fabrizio Moro e Ermal Meta di destinare i diritti d'autore della canzone Non mi avete fatto niente ad Emergency. E grazie anche a un aiuto molto concreto di SIAE che ha permesso loro di fare questo in modo semplice, fluido e diretto e trasformando Emergency in un ricevente SIAE, che è una cosa molto nuova, molto diversa, non è mai successo, abbiamo potuto raccogliere una cifra sufficiente a mantenere un intero FAP, un FAP in Afghanistan. Il FAP è un first aid post, cioè un posto di primo soccorso. In realtà Abdara,
anche questo centro che è stato mantenuto completamente con i fondi raccolti attraverso il diritto d'autore, è anche una piccola clinica, in realtà sostiene tutte le persone che vivono nella valle, è una valle vicino alla valle del Panshir, sono 15.000 persone. Sono stati erogati quasi 12.000 interventi, quindi visite, quindi controlli per ovviamente feriti di guerra, perché stiamo parlando di Afghanistan, ma anche per madri in attesa che controllano finalmente la loro gravidanza. 12.000, per farci un'idea, stare nel mondo della musica è più o meno la gente che ci sta dentro al forum di Assago. Quindi se vi capiterà di andare a un concerto al forum nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, bene, pensate che tutte quelle persone hanno ricevuto un servizio sanitario anche grazie alla musica, e credo che sia un bel link, no? Fare una cosa del genere. Questo FAP, questo centro, insieme agli altri 40 che ci sono in Afghanistan, fa riferimento a un centro chirurgico e a un ospedale, in questo caso fa riferimento al centro chirurgico e all'ospedale di maternità che c'è nella valle del Panshir, perché tra le follie, un po' folli, sì, di Emergency è stato decidere di aprire un centro di maternità in Afghanistan, aspettandosi quindi che donne venissero a farsi curare dagli stranieri e che i loro mariti, padri, fratelli le portassero a farsi curare dentro un ospedale. Beh, questo ospedale è diventato un grandissimo ospedale, è l'unico ospedale che fornisce servizi alle donne, perché le vittime della guerra non sono solo le persone, i bambini che saltano sulle mine, piuttosto che gli uomini che stanno andando a una festa e alla festa scoppia una bomba e quindi sono vittime dirette della guerra, ma è il sistema sociale che salta completamente, non funziona più. E fare un figlio in un posto che è in guerra da 40 anni, 79 è stata l'entrata dei russi, io ho 45 anni, nel 79 ce ne avevo 5, chi c'ha la mia età in Afghanistan non ha visto nient'altro che quello. Beh, insomma, poter permettere a una donna in sicurezza di occuparsi del suo essere donna e del fare figli, e impiegare le donne a fare questo, perché le ostetriche, le infermiere del centro di maternità sono donne afghane che lavorano tutti i giorni, escono da casa loro, si recano nel posto di lavoro, svolgono il loro mestiere e poi tornano a casa. E quello che sta succedendo è che non è più solo tollerato, è importante che le donne vadano a lavorare nell'ospedale di Emergency, diventano donne di riferimento. Le donne stanno cambiando la condizione della donna, che è un nodo, no, intorno a cui si è parlato spesso, tanto, soprattutto in un paese come l'Afghanistan, ma in generale, insomma, diciamo nei paesi medio orientali, insomma, è un tema forte. Il centro maternità nasce di fianco al centro chirurgico, che è inevitabile in Afghanistan, perché purtroppo anche il numero delle vittime della guerra nel paese sempre più pacificato cresce in modo esponenziale tutti gli anni. Di nuovo ci siamo trovati a richiudere i criteri di ammissione perché arrivano tante vittime di guerra, ancora, anche se se ne parla meno, ci sono, diciamo, guerre più famose. Fa un po' ridere che una guerra diventi famosa o non famosa, ma quando fa il lavoro che facciamo noi, cioè costruisce un ospedale, beh, l'ospedale apre tutti i giorni, che la guerra sia famosa o non famosa, che in quel paese la guerra ci sia ancora o sia appena finita, comunque i pazienti arrivano tutti i giorni. E Abdara, nel FAP di Ardara, che è un pochino sulle montagne, quindi non sono posti facili, insomma è il piede dell'Hindu Kush, un po' più in là, beh, un pochino più in là c'è il Karakorum, cioè sono montagne importanti. Avere dei posti come quello di Ardara, dove la gente può andare, essere stabilizzata se ha subito una ferita grave, o comunque fare un controllo che le permetta di capire se può gestirla questa malattia o se deve andare in ospedale. L'ospedale c'è, non è può andare, sì, poi si arrangia, gli abbiamo detto sì che deve andare in ospedale. Beh, c'è un ospedale per materno-infantile, ma c'è anche un ospedale chirurgico. Questo vuol dire tantissimo in quel posto, e questo pezzo che fa la musica
È immenso, è incredibile. È la prima volta che succede una cosa così. È la prima volta, un'esperienza specificamente fatta così, per cui si può, come dire, individuare il posto in cui investire questi soldi, è la prima volta e quindi è un'esperienza molto bella, molto interessante anche da perlustrare in qualche anche che modo, sia una no? canzone con un titolo così particolare, la canzone che ha vinto Sanremo due sì, anni fa. Sì, sì. Ma Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno deciso di devolvere proprio Non mi avete fatto niente. Se volete vediamo un pezzetto di video e sentirete il direttore del programma in Afghanistan, che è un uomo afghano, si chiama Akbarjan, che vi racconta com'è nata questa idea dell'ospedale materno-infantile. Vi chiedo di fare una piccola attenzione. Questo video è fatto da tre domande. Alla fine della prima domanda viene fatta un'inquadratura speciale perché questo ospedale nel 2015 è stato dedicato a Valeria Solesin, che è una delle vittime del Bataclan. E quindi vediamo il video. After 2001, when the Panjshir became a bit peaceful and the fighting goes away from here, then emergency was thinking for women that they were in need, really in need of to have a maternity hospital, because at that time here was no any kind of facilities for the women. Then in 2002 we started the construction for maternity building, and exactly on April 2003 we opened a maternity center here. Emergency has a full support from the government, from the low level, mid level and high level. And also talking about the people of Panjshir and the neighboring provinces, they have a deep respect to emergency and emergency staff, especially international staff. I was the witness in so many meetings here in the hospital or outside. They are appreciating emergency activity and emergency service. The service that emergency is providing is really a complete service and everybody is happy. I'm as an eyewitness that one of the mullah of Panjshir, which is the extremist one, he was telling us emergency is part of the history of Panjshir, and emergency is like a blood inside a body of Panjshir. Come avete visto, Akbarjan stesso dice a un certo punto anche i più radicali sapevano emergency è in Afghanistan dal 99, è un sacco di tempo che ci vedono lavorare lì e non possono avere dubbi su quello che pensiamo dell'Afghanistan. L'Afghanistan è un paese meraviglioso, distrutto dalle guerre che si sono succedute, costruendo un'unica guerra lunghissima che è fatta di guerra, ma è fatta di invasioni, è fatta di terrorismo interno, è fatta di moltissimi pezzi. E come vi dicevo prima, immagino l'abbiate notato, questa maternità è dedicata a Valeria. Valeria era una volontaria di emergency prima di andare a studiare in Francia, è stata un'entusiasta e molto molto vivace volontaria di emergency, prima a Venezia, poi a Trento. E Non mi avete fatto niente viene dalle parole del marito di una delle vittime della strage del Bataclan, che disse: non avrete il mio odio. Il giorno dopo che aveva perso sua moglie, la madre del suo bambino che era piccolo, mannaggia, ha avuto la lucidità di dire: fermi, ok, avete preso lei, ma non avete preso tutto il nostro futuro. Si può costruire un futuro diverso, si può cambiare il futuro delle donne in Afghanistan. Sta succedendo, prima vedevate Akbarjan diceva la maternità così com'è è del 2003, nel 2012 l'abbiamo rinnovata, nel 2015 l'abbiamo
dedicata a Valeria e i cambiamenti si vedono. È passato pochissimo tempo, se ci pensate. Emergency ha solo 25 anni, è un'organizzazione giovane che ha curato più di 10 milioni di persone. Ah, sì, sì. 1,5 milioni fa la Liguria, 10 milioni la fa la Lombardia, tanto per darci un'idea. Sono tantissime persone, sono pochissime in valore assoluto rispetto alle necessità, questo è ovvio e spesso ci siamo detti anche qui, anche l'anno scorso, che vorremmo non dover più lavorare, gli unici lavoratori al mondo che non vedono l'ora di perdere il posto di lavoro siamo noi. Non credo che succederà tanto in fretta. Io lavoro da 20 anni per Emergency e ancora non ho visto tanta luce. Anzi, mi sembra che si moltiplichino i bisogni. Ma si moltiplicano anche le risposte. Perché la musica può fare una scelta così, così semplice, se vogliamo, eppure così determinante. Quella scelta si chiama oggi Abdara, che è un posto che ha curato quasi, ha erogato quasi 12.000 servizi, è una cosa molto fisica, quindi ci sono molte cose che si possono fare. Concrete. La musica ha scelto questo, si ha e l'ha reso semplice, diretto, immediato, qualunque autore in questo momento può fare questa scelta e contribuire, magari l'anno prossimo i FAB saranno 2, magari fra 5 anni saranno 20, ce n'è 40, insomma ci si può lavorare. E tutti noi possiamo lavorarci, ovviamente, dare il nostro contributo in termini di tempo, di disponibilità. La musica può fare anche questo, oltre a dare messaggi favolosi e fare cose bellissime come quelle che abbiamo visto anche prima, può anche dare davvero un aiuto concreto nel modo più concreto possibile in termini di servizi erogati alle persone. Bene. Grazie Chiara per la tua testimonianza importantissima, grazie anche a Ermal Meta e Fabrizio Moro per aver iniziato questo trend che speriamo sia in crescita e speriamo anche di rivederci con nuovi risultati. Magari l'anno prossimo. Magari l'anno prossimo con un nuovo risultato ancora più grande. Grazie a tutti. Grazie a tutti.